Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections. Eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il modellino della Lancia Delta Martini Racing HF integrale. Si continua con l'unboxing del fascicolo numero 27 del 28, un video molto importante perché iniziamo ad assemblare i primi componenti sulla scocca del modellino che a breve ve la faccio rivedere. Infatti andremo ad assemblare il tirante dello sterzo, eccolo qui, la scatola dei meccanismi dello sterzo e poi molto importante i primi cavetti elettrici, il cavetto con l'interruttore delle luci, il cavetto con l'interruttore dell'acceleratore e il cavetto con l'interruttore del freno e poi ci sposteremo a lavorare sulla sospensione anteriore sinistra, quindi la barra di rinforzo, il braccio oscillante e tantissimi altri dettagli. Siete pronti per questo nuovo unboxing? Allora iniziamo, vai, Lancia Delta! E prima di iniziare l'unboxing mi raccomando lasciate un super like al modellino della Lancia Delta e al nostro video e poi se ancora non l'avete fatto mi raccomando cliccate qui in basso per iscrivervi al canale di modellismo Mac Gabri Collections per seguire tutti i nostri appuntamenti. Allora per quanto riguarda la Lancia Delta vi lascio qui in alto a destra il link alla playlist dove potete consultare tutti i tutorial precedenti, ma mi raccomando andate a vedere l'ultimo video tutorial di Mazinga Z, ragazzi, spettacolare, lo abbiamo armato fino ai denti, abbiamo assemblato il missile centrale e poi abbiamo assemblato i missili perforanti, quelli che escono dalle braccia del modellino e li abbiamo visti sia nella configurazione di prelancio che nella configurazione di lancio con le scie. Cioè ragazzi, veramente tanta roba il modellino di Mazinga Z. E come sapete a breve inizieremo l'assemblaggio del grande Mazinga. Quindi ragazzi ancora vi rinnovo a iscrivervi al canale Mac Gabri Collections e abbonatevi per sostenere il canale. E a questo punto iniziamo e anche oggi è il giorno buono per fare modellismo. Vai! Ed eccola qui la scocca della Lancia Delta. Guardate che pezzo veramente enorme ragazzi, nel tutorial precedente lo abbiamo analizzato, eccolo, ma è fatto veramente bene ragazzi, nonostante che sia realizzato interamente in plastica, infatti come potete vedere è un pezzo veramente resistente, considerate che dovrà sostenere tutto il peso del nostro modellino. Io l'ho trovato progettato abbastanza bene, basti vedere lo spessore della plastica di circa 3 millimetri e poi tutte le nervature di rinforzo che sono state inserite nei punti di flessione del modellino. Diciamo che quando l'ho visto, essendo stato abituato alla scocca di supercar che era tutta realizzata a metallo, sono rimasto un po' perplesso, invece poi alla fine il pezzo ragazzi mi sembra veramente fatto bene e sicuramente molto resistente. Allora, cosa avevamo visto poi nel tutorial precedente? Avevamo posizionato anche tutto quello che abbiamo assemblato fino ad ora del nostro modellino. Eccola qui ragazzi la nostra Lancia Delta. Guardate che spettacolo, qualcosa di veramente bello, finalmente comincia a vedersi, veramente interessante. E come vi dicevo prima, in questo video tutorial andiamo ad assemblare i primi componenti sulla scocca, perché considerate che la scocca è tutta nuda e quindi dovremmo andare a montarci veramente tanti tanti dettagli prima di poter arrivare alla carrozzeria della nostra Lancia Delta. Ok, dopo questo piccolo ripasso direi che possiamo iniziare con il nuovo unboxing. Procediamo. Andiamo quindi a vedere il fascicolo numero 27 della Lancia Delta, opera distribuita in edicola dalla Schett per collezionisti e per modellisti. Quindi un rapido sguardo, tutte le rubriche all'interno, le Lancia Delta da corsa. 1988 a Sanremo, Biasion e Lancia sono campioni del mondo. Qui riviviamo tutti i rally più importanti con tanto di foto. I piloti Lancia, eccolo qui, Marchio Allen, il finlandese italiano, molto molto interessante. Ancora le grandi gare con Monte Carlo.
iniziale era della Stratos, eccola qui, bellissima. Allora, andiamo a vedere le fasi di assemblaggio di questo fascicolo. Quindi si inizia a lavorare sulla scocca. Ecco qui tutti i particolari che vi ho elencato prima, ma sicuramente quello più importante è il tirante dello sterzo, ma prima ci dedicheremo al fissaggio di alcuni dettagli che abbiamo ricevuto e poi iniziamo a lavorare sugli interruttori dei cavi elettrici, quindi diciamo tutta questa fase preliminare dell'impianto del nostro modellino, che qui possiamo vedere in questi dettagli la parte inferiore dove andranno a passare questi cavi e poi andremo a fissare appunto la parte dello sterzo, che poi lo andremo ad analizzare. Continuiamo quindi con il fascicolo numero 28. 1989, la Delta 8 valvole si conferma, poi arriva la Delta 16 valvole e vince. Guardate che bella, uno spettacolo, tutto da leggere, bellissime queste immagini. 1967, un anno ricco di successi con la Fulvia. Ancora Marco Allen, continua. Andiamo quindi a vedere le fasi di assemblaggio, anche questo è molto interessante ragazzi, la sospensione anteriore sinistra, ed ecco qui tutti i vari dettagli che andremo ad assemblare, la barra di rinforzo, il braccio oscillante, e questo sarà ragazzi più o meno il risultato finale dei primi dettagli che andremo a montare sulla scocca. A questo punto direi che possiamo iniziare, vai! Iniziamo a lavorare sulla parte anteriore della scocca in prossimità diciamo dei meccanismi dello sterzo. Allora, la prima cosa che andiamo ad assemblare è proprio la scatola del meccanismo dello sterzo, che è questo particolare realizzato in plastica. Non faremo altro che andarlo a posizionare in corrispondenza di questi due perni. Il particolare va orientato in questo modo e i perni andranno a posizionarsi in corrispondenza di queste asole di centraggio, esattamente in questo modo. Osservate attentamente le immagini del fascicolo e l'andiamo poi a fissare con due viti LP05. Procediamo quindi al serraggio. Da notare che queste due viti sono flangiate proprio per tenere meglio questo particolare. Ed ecco fatto, così è come si presenta la nostra scocca dopo questa prima fase di assemblaggio. A questo punto rovesciamo la scocca e andiamo a posizionare in corrispondenza di questa sede la valvola cromata che abbiamo ricevuto. Eccola qui ragazzi, guardate come è stata realizzata bene, in particolare in plastica con la classica cromatura dei vari pezzi della lanciatetta che abbiamo ricevuto fino ad ora. Allora, non facciamo altro che inserire questo perno di centraggio in corrispondenza del foro più piccolo e quindi diciamo che il posizionamento, l'assemblaggio è praticamente obbligato, non possiamo sbagliare. Dalla parte opposta della scocca fissiamo il tutto con una vite LP01 ed ecco fatto. Continuiamo con l'assemblaggio e andiamo a recuperare questo particolare che è la scatola degli interruttori. Infatti andremo a posizionare qui dentro i primi due cavi elettrici che abbiamo ricevuto. E allora partiamo dal primo cavo elettrico contrassegnato con l'etichetta 04. Questo ragazzi è il cavo che ha l'interruttore dell'acceleratore. Eccolo qui. Allora, a questo punto cosa facciamo? Teniamo l'interruttore rivolto verso l'alto in questo modo e andiamo a inserire all'interno di questo foro in basso il morsetto del cavo, eccolo qui, quindi orientiamolo correttamente, quindi andiamo a inserire esattamente in questo modo, facciamo attenzione all'etichetta che poi questa ragazzi sarà fondamentale per eseguire le connessioni sulla centralina di comando, quindi facciamo scorrere tutto il cavo fino a posizionare l'interruttore nella sua sede, eccola qui, perfetto.
Eseguiamo quindi la stessa operazione con il cavo contrassegnato con l'etichetta 05. Questo è il cavo con l'interruttore del freno. Allora, quindi lo facciamo passare attraverso il foro. Facciamo sempre attenzione a non danneggiare l'etichetta. Ecco fatto. Dopodiché andiamo a spingere, a tirare il cavo e a posizionare l'interruttore del freno nella sua sede. Ed ecco qui come si presenta la scatola degli interruttori dopo questa fase di assemblaggio. Andiamo quindi a posizionare la scatola degli interruttori sotto il pianale del modellino, quindi lo recuperiamo e andiamo a lavorare nella parte inferiore. Allora, amici, mi raccomando, fate attenzione perché dobbiamo evitare di danneggiare tutti i particolari che abbiamo già assemblato, quindi andiamo a sostenere tutto il pianale con la mano, facciamo attenzione dove andiamo a premere. Allora, la scatola degli interruttori va posizionata esattamente in questa zona. Allora, in corrispondenza di questi due fori andremo a inserire i due interruttori. Poi qui abbiamo un perno di centraggio che ci aiuterà nel posizionamento e poi questo foro lo utilizzeremo per fissare la scatola. Allora, vediamo se riusciamo a compiere questa operazione, quindi orientiamo ovviamente la scatola in questo modo. Come vedete c'è il foro per la vite e qui il foro per il perno di centraggio, quindi andiamo a posizionare il tutto. Ovviamente gli interruttori sono mobili, quindi è un po' complicato fare questa operazione mentre registro, ma più o meno l'effetto è questo. Ecco qui, ragazzi, fatto questo, e adesso lo vado a controllare bene se tutto corretto, si fissa il tutto con una vite LP01. Ed ecco come si presenta la scatola degli interruttori dopo averla correttamente assemblata. Allora, quello che possiamo fare adesso è quella di premere i due pedali per verificare il corretto funzionamento dei due interruttori. Più che altro andiamo a sentire il click. Quindi cosa possiamo fare, ragazzi? Possiamo premere dall'alto verso il basso il pedale e simuliamo la pressione dell'interruttore. Quindi iniziamo dal pedale del freno. Eccolo qui, ragazzi, funziona correttamente come potete sentire. E poi andiamo a fare lo stesso test su quello dell'acceleratore. Eccolo qui, perfetto. E in questo modo verifichiamo che gli interruttori non rimangano incastrati dopo averli premuti. E per comodità andiamo a raccogliere i due cavi qui sulla destra e li fissiamo temporaneamente con un pezzo di nastro adesivo in modo tale da non intralciare le prossime fasi di assemblaggio. Procederemo ora con l'assemblaggio del tirante dello sterzo. Questo è veramente un bel pezzo realizzato in presso fuso di alluminio. Guardate, ragazzi, veramente massiccio. E con questo colore silver metallizzato e qui possiamo vedere i dettagli della cremagliera dove praticamente ruoterà l'ingranaggio che provvederà appunto alla traslazione dell'asse da destra verso a sinistra, che permetterà quindi la rotazione delle due ruote anteriori. Quindi andremo diciamo più avanti a vedere il funzionamento di questo meccanismo veramente interessante. Allora, torniamo a lavorare quindi sulla scocca perché andiamo a fissarlo. Eccola qui la nostra scocca, ragazzi. Allora, dobbiamo fare attenzione all'inserimento di questo particolare, perché non è poi così semplice, nel senso qui abbiamo delle aperture laterali dalla quale dovremo far passare il nostro alberino. Quindi partiamo dall'interno, orientiamo la cremagliera verso l'alto, andiamo a inserire il particolare in questo modo, è l'unico modo per farlo entrare, e facciamo una piccola rotazione. Però dobbiamo far entrare anche quest'altro lato, quindi dovremo eseguire delle piccole rotazioni finché
non troviamo la corretta disposizione. Ecco fatto, ragazzi. Diciamo che la corretta disposizione è questa, ossia quando abbiamo inserito tutte e due le estremità degli alberini attraverso la scocca e poi ci andiamo a trovare con la cremagliera in questo modo rivolta verso l'alto. A questo punto teniamo fermo l'alberino con il dito e in corrispondenza di questa sfaccettatura che sarà rivolta verso l'alto andiamo a posizionare il cavallotto che non farà altro che tenere la cremagliera in posizione. Come potete vedere assume diciamo un'inclinazione identica a quella di queste pareti adiacenti dove poi lì passerà diciamo il piantone dello sterzo. Quindi andiamo a posizionare il cavallotto in questo modo, ecco fatto, lo andiamo a fissare con due viti LP03 ed ecco come si presenta il tirante dello sterzo dopo averlo correttamente fissato. Allora, quello che possiamo simulare adesso è il movimento che andrà a fare, ossia questo alberino traslerà da destra a sinistra per poter eseguire poi la rotazione delle due ruote anteriori. Infatti questo sarà il suo fine corsa e poi potrà traslare verso quest'altro lato, quindi si gira a destra e si gira a sinistra. Quindi questo è il movimento che andremo a eseguire poi in futuro con il volante. Eccolo qui ragazzi, spettacolo. Ci spostiamo ora ad assemblare la sospensione anteriore sinistra. Allora, come prima cosa andiamo a verificare i pezzi che abbiamo ricevuto. Questo qui è il braccio oscillante realizzato in metallo, eccolo qui, verniciato molto bene. Quello che dobbiamo controllare sicuramente è la stampigliatura della lettera L che sta per left, quindi quella sinistra, quindi questo pezzo è corretto. Facciamo anche la stessa verifica anche sulla barra di rinforzo che è al contrario realizzata in plastica. La stampigliatura della L la troviamo in corrispondenza di questa flangetta, quindi andiamo per prima cosa a controllare questo dettaglio. Allora, ritorniamo al braccio oscillante, lo orientiamo in questo modo, recuperiamo il supporto triangolare, eccolo qui ragazzi, non facciamo altro che andarlo a inserire in corrispondenza della parte forata del braccio oscillante, quindi lo orientiamo esattamente in questo modo. Possiamo metterlo in tutte e due i versi perché come potete vedere è un pezzo praticamente simmetrico, quindi possiamo metterlo come vogliamo. A questo punto recuperiamo la barra di rinforzo, eccola qui, la orientiamo in questo modo, così, quindi con questi dettagli, questa flangia rivolta verso di noi. Andiamo a inserire questo perno all'interno del foro e una volta che avremo fatto questo, questa flangia andrà a posizionarsi automaticamente sulla sede dell'alberino. Vedete ragazzi come combacia perfettamente con la sede e con queste scanalature, quindi diciamo che questo pezzo una volta assemblato si presenta in questo modo, eccolo qui ragazzi. A questo punto capovolgiamo la sospensione in questo modo e andiamo a posizionare in corrispondenza di questi due perni la placca di fissaggio. Placca di fissaggio sinistra, ecco qui la lettera L, che va orientata esattamente in questo modo. A questo punto non facciamo altro che far coincidere i vari fori, ecco fatto. Andiamo a fissare il tutto con altre due viti LP03. A questo punto siamo pronti per andare a fissare la sospensione sinistra, diciamo sulla scocca del nostro modellino. Quindi capovolgiamo la scocca, ci posizioniamo sul lato sinistro del modellino e andiamo a posizionare sospensione. Allora, posizionamento molto semplice, quindi questo perno andiamo a inserire all'interno di questo foro e poi questi due perni che troviamo qui li andiamo a inserire in corrispondenza di questi due fori, diciamo una operazione molto semplice. Wow ragazzi, guardate che spettacolo. Ok, adesso dalla parte superiore andiamo a fissare il tutto con due viti LP01. Allora, la prima vite l'andiamo a fissare in questo punto. Come potete vedere qui ci sono i due perni
di centraggio della placca, quindi non possiamo sbagliare, siamo proprio nella parte anteriore della scocca. Poi l'altra vite la troviamo in un posto un po' scomodo, ossia all'interno diciamo di queste pareti, quindi teniamo sempre con il dito l'elemento posteriore fermo e procediamo quindi al serraggio. E così è come si presenta il nostro modellino dopo aver assemblato la sospensione sul lato sinistro della scocca. Guardate che bel pezzo. Allora, praticamente la sospensione ovviamente andrà a lavorare in questo modo. Ovviamente su questo perno che vedete qui in basso sicuramente andrà posizionata la molla che provvederà al corretto funzionamento dell'ammortizzatore. Guardate che bello, ragazzi. Poi qui ci sarà tutto il sistema che andrà poi a collegare la ruota. Quindi ragazzi, presumo che nei prossimi fascicoli ci dedicheremo esclusivamente all'assemblaggio della parte anteriore del modellino e quindi fino al posizionamento delle due ruote, i dischi, ragazzi, quindi un po' tutto. Infatti quello che non vi ho fatto vedere nel prossimo fascicolo, ossia nel 29, eccoli qui ragazzi, esattamente questi particolari, quindi il disco del freno sinistro, la pinza del freno e la sospensione sinistra, ed ecco qui la molla e poi la cuffia. Perfetto, quindi i prossimi video tutorial saranno veramente interessanti perché tutta questa parte anteriore l'andremo a completare. Bene amici, ed eccoci arrivati al termine di questo video tutorial. Allora, questa diciamo una panoramica generale del modellino, qui possiamo vedere il dettaglio della sospensione sinistra e poi una volta che andiamo a posizionare l'abitacolo sulla scocca possiamo vedere quello che succede, ossia l'abbinamento dell'ingranaggio del piantone dello sterzo con la cremagliera dell'alberino che abbiamo appena assemblato. Quindi quando andremo a ruotare l'ingranaggio del volante, questo non farà altro che far traslare l'alberino da destra a sinistra facendo sterzare le ruote anteriori. Guardate che bello, spettacolare ragazzi. Allora, il video tutorial finisce qui, mi raccomando lasciate un super like a modellino a lancia delta al nostro video tutorial e poi se ancora non l'avete fatto mi raccomando cliccate qui in basso per iscrivervi al canale di modellismo Mac Gabri Collections. Io vi lascio questa panoramica del modellino e ci vediamo sul canale, ciao!